Ciao raga, qua è Nex e bentornati sul canale. Oggi siamo qui tornati su Clash Royale con un nuovo episodio delle Chest Battle. Ragazzi, come vedete ho cambiato un po' il layout delle Chest Battle. Adesso sto cercando di apportare una maniera diversa, appunto di portare questa tipologia di video. Quindi dopo ditemi sotto nei commenti se preferite questa maniera o la vecchia, ragazzi. Così almeno so regolarmi in base alle vostre preferenze. Ma detto questo, ragazzi, prima di partire con questa nuova Chest Battle, vi do subito a essere un bel pollicione, perché se spolliciate in mandria il prossimo episodio potrei farlo appunto con il vostro account, aventi sempre la possibilità di contattarmi tramite Facebook o Instagram, appunto per metterci d'accordo con gli spacchettamenti. Ragazzi, adesso prima di partire con questa Chest Battle, adesso vi spiego un po' come funzionerà questa. Come vi ho detto all'inizio, è una modalità nuova, ovvero i due ragazzi che andranno a spacchettare oggi, ragazzi, non li spacchetterò live, ovvero questi due account li ha registrati, o meglio solamente la parte video, il nostro Flame, che voi non lo vedete ma è lì dietro. Muovi la mano, uomo inesistente. Quindi, ragazzuoli, adesso io ho questi due file video con i bauli già spacchettati. Allora, faccio in questa maniera per il fatto che non sono riuscito a coordinare gli stessi orari con i due ragazzi per gli spacchettamenti. Quindi quest'oggi funziona così, ma adesso poi mi direte voi se preferite in questa maniera o quella vecchia. Per me sarà come appunto vederli per la prima volta, dato che appunto io adesso qua davanti ho due file video, ma non so assolutamente cosa ci sia dentro a questi bauli. E i due ragazzi che si sfideranno nella Chest Battle di oggi sono Ruit e Luca. E ragazzuoli, questi sono i due account che vedete alla mia destra e alla mia sinistra, e appunto li andremo a spacchettare simultaneamente. Come ripeto dall'inizio, questi account sono già pre-registrati, non li sto registrando adesso. Infatti, se vedete le mie mani volteggiare in aria mentre si aprono i bauli, è per il fatto che appunto li ha registrati in flanella, quello che vedete lì dietro, che poi non è una flanella, non è un tessuto, ma si potrebbe atteggiare a tale nel caso in cui arrivassimo a 10.000 like, lo potremmo utilizzare come straccio per il mocio. Comunque ragazzi, adesso passiamo subito a vedere cosa hanno trovato questi due ragazzi, e vi ricordo alla fine del video sarete voi sopra nei sondaggi a votare chi dei due ha trovato le carte più utilizzate. Vi ripeto, non si va in base alle carte più forti, perché per qualcuno può essere più forte un tipo, per qualcun altro un altro. Quindi noi scegliamo le carte più utilizzate, così mettiamo tutti d'accordo. E quindi ragazzi, quest'oggi partono entrambi brutali con i bauli omaggio. E il primo baule omaggio di Ruit gli riserva 86 unità di oro, mentre Luca 73. Attenzione, le seconde carte di entrambi riservano una valchiria a Ruit, una donna polenta, mentre una capanna di barbascabbia di barbatroie a Luca. Ruit ribatte con 11 sbirritelli di ghiaccio, mentre Luca con 9, e dico 9 barbatroie scelte, 9 prostitute cornute che vanno a fare le corna al marito, e di conseguenza creano un anello di schifezza e di indecenza che comunque portano questo riepilogo. Dunque ragazzi, io personalmente, se dovessi scegliere tra questi due bauli, prenderei quello di Luca, perché appunto io uso le barbatroie scelte, insomma allietano anche il mio mazzo, anche se pure quello di Ruit, ragazzi, non è malaccio, non è malaccio per niente. Mentre partendo ripetitivamente, ragazzi, col prossimo baule che ha entrambi ha riservato 87 e 79 monete d'oro, una capanna di barbascabbia, attenzione ragazzi, contro due gemme, cioè ragazzi, è un paragone madosa, 11 volte il gioco, no perdono ragazzi, questo è il cesso di zio Festra, mentre troviamo una torre del rospo con gli occhiali per Luca, ovviamente 9 rape. Ragazzi, io non so voi, ma questo baule omaggio è stato veramente un clister. Entrambi non hanno trovato niente di carino. Infatti, però se dovessi scegliere tra i due, ragazzi, almeno Luca, che ha trovato le rape da 3, almeno il cestino di rape contro una capanna di barbatroie e un mortaio, sono eccitanti quando ritrovarsi con la connorrea all'ultimo dell'anno, come piace a mia madre. Mentre aprendo i due bauli d'argento, ragazzuoli, ci troviamo contro 80 monete d'oro contro 67. Prossima carta, trovo una mega sgherrapa utilizzatissima, Ruit, mentre Luca ha una capanna dei namecciani da fitness. Ragazzi, chiudendo Ruit con le frecce, ragazzi, le frecce sono utilizzatissime, mentre Luca chiude con le rappette da 3 che sono comunque utilizzate. Ragazzi, non è andata male per niente a nessuno dei due, ma comunque Ruit comincia a avere notevolmente una marcia in più, avendo trovato appunto il mega sgherro in arena leggendaria. Lo troviamo ovunque, come anche le frecce nelle arene sottostanti. Allora, la prossima sfida è tra un baule dorato e un baule d'argento. Come carta successiva trova un barbascabbia Ruit, e attenzione, un mini pack a Luca. Attenzione, il mini pack più utilizzato della carta igienica, ma che ribatte Ruit con la bellezza di 11 razzisti. Boom! 9 barbascabbia per Luca. Ragazzi, si stanno chiudendo male. Ancora 22 frecce, ragazzi, 22 spiedini per Ruit. Luca chiude questo baule, mentre Ruit ha ancora una torre bombardiera, una torre del rospo con gli occhiali.
ma se dovessi fare il riepilogo di questi due bauli, ragazzi, quest'oggi sceglierei quello di Luca. Un bel mini peccozzo 9 barba scabbia. Sono carte non solo utilizzatissime, ma anche utilissime. In questo momento si ferma un attimo l'account di Luca, perché appunto Ruit aveva trovato sia il baule del torneo che il baule della sfida classica. Quindi il suo baule del torneo appunto gli ha riservato 175 monete d'oro. Partendo come seconda carta, ragazzi, gli hanno trovato una freccia, una frecciotta, ragazzi, gli spiedini. Ale, l'ultima carta invece troviamos giocattoli erotici di Zio Fester. Quindi anche quest'oggi Zio Fester sboccia con la minchia e evita di insudiciare la principessa come suo solito. Insomma, è una cosa spettacolare. No, è uno schifo. Avete mai provato a imburrare una cosa così o a metterla nel tostapane? Partendo dal baule della sfida classica, ragazzi, a lui ti riserva una orda di rape, ragazzi, una perché siamo a dieta, 14 leva tartaro, anche quelli utilizzati. No, vabbè, raga, le troie scelte sono qualcosa di allucinante. Le troviamo praticamente ovunque, come anche il golem di ghiaccio. Ragazzi, attenzione, Ruit trova veramente delle carte competitivissime. E quindi non so a questo punto come si possa mettere per Luca. Ma comunque per entrambi abbiamo ancora un baule super magico, un baule leggendario e il baule della corona. Quindi può ancora succedere di tutto. Allora, aprendo subito i bauli della corona, vediamo subito che uno riceve la bellezza di 585 unità di oro, mentre l'altro 459. Skippiamo ovviamente le gemme che troveranno entrambi, appunto 4 e 4. Mentre le carte successive sono 3 torri infernali per Ruit, mentre per Luca sono 6 scariche. Ragazzi, la carta comune più utilizzata su Clash Royale. Attenzione, colpo basso di Luca veramente micidiale, anche perché Ruit deve ancora trovarla e quindi è un enorme punto a suo vantaggio. Carta successiva, 26 lamecciani da fitness per il nostro Ruit, mentre 20 spiritelli di ghiaccio per Luca. Insomma, 20 rognoni ghiacciati che ricevono un pugno dalla donna Polenta, ma che rispondono con 32 cannoni. Quindi Lady Polenta tutta la vita, chiudendo questi bauli con 42 cavalieri per quanto riguarda Ruit, mentre Luca trova 6 estrattori di ronco, 6 estrattori di vino. Quindi Luca si mette da una parte e si mette a fare San Crispino. Allora, scelta personale tra questi due bauli, io, ragazzi, sceglierei assolutamente quello di Ruit, perché io nel mio mazzo ho la torre infernale, non ho donna polenta e una mezzani da fitness, ma si amalgano sempre bene. Quindi a mio parere in questo caso è stato comunque più fortunato Ruit. Ragazzuoli, un'altra volta, adesso comunque gli rimangono a entrambi un baule super magico, entrambi appunto, e un baule leggendario. Io non so ancora cosa gli ha riservato a questi due ragazzi entrambi i bauli, perché appunto avendoli spaghettati flame, io, ragazzi, sono qua alla cieca merda proprio. E quindi di conseguenza si parte subito con i bauli super magici. E come non si fosse un domani, ragazzi, trovano la bellezza di 3531 unità di oro per Ruit, mentre 3506 per Luca. Non so perché ho detto 06, ma ci stava. 114 barba scabbia per Ruit e 12 golem di ghiaccio per Luca. Orde di rape per Ruit e 2 clonazioni per Luca. Già le epiche, ragazzi, mi suonano un po' male. Comunque 292 bombaroli, bomba rospi, 28 estrattori di ronco, ragazzi, il vino ronco avanti di ronco contro 4 tornadi e 442 spiritelli di ghiaccio. Attenzione, trova 75 lapidi, 75 tombstone contro 137 valchirie. E questo è il momento clou, ragazzi, del baule super magico, perché entrambi hanno ancora 2 carte. Vediamo subito se entrambi troveranno leggendario. Ragazzi, troviamo lo stregone elettrico ad entrambi. Questo video comincia a fare i versi da solo, ragazzi. Urla come le oche. Le oche. Quelle erano capre, non erano oche. Attenzione, momento verità per Luca. No, 8 principi, mentre 19 bocciatori per lui. E ragazzi, qua si mette veramente male. Si mette veramente male per Luca, perché l'ultima non è una leggendaria. Luca viene fregato all'ultima carta, mentre il nostro Ruit affonda la lama. Infatti 9 scheletri giganti, 9 volte lo zio secco per Luca. Mentre Ruit, ragazzi, Ruit un drago infernale. Proprio all'ultima curva, ragazzi, Ruit passa in vantaggio, supera Luca e gli infierisce un colpo letale, trovando appunto una carta leggendaria prima del baule leggendario. In questo caso Luca, per recuperare, avrebbe bisogno di trovare o un mago elettrico, o diversamente da questo, una principessa, uno stregone di ghiaccio o anche un minatore, appunto le carte leggendarie più utilizzate su Clash Royale. E ora, raga, entrambi hanno un baule leggendario, quindi andremo subito a vedere cosa riserverà a questi, e dopodiché faremo una classifica delle carte più utilizzate appunto che hanno trovato. Parte subito Ruita e trova, ragazzi, un cimitero. Ok, adesso per Luca non so come si metta, ma ragazzi, il cimitero in arena leggendaria, io personalmente, ragazzi, lo sto trovando veramente veramente troppo spesso. Il cimitero comincia a essere veramente una carta scomoda, quindi vediamo subito cosa riserverà a Luca. E attenzione, però ragazzi, un vecchio dell'Alpe. Ragazzi, questa sfida è un pochino stronza, questa sfida è piuttosto stronza, non saprei letteralmente cosa scegliere. Forse il vecchio,
Forse resti un pochetto più il vecchio, perché io, ragazzi, da quando ce l'ho nel mazzo mi sono innamorato di questo anziano proprio. Lascia tempo di caricare l'Esir per riuscire a difendersi ulteriormente. Insomma, è una carta letteralmente indispensabile. E ora, facendo un veloce riepilogo sulle carte più utilizzate da entrambi, per quanto riguarda Ruit, come carta comune più utilizzata i barbari scelti. Ragazzi, ha trovato anche le frecce, ovvero gli spiedini. Ma raga, è un periodo in cui i barbari scelti li troviamo dappertutto. Vi basta aprire la TV Royale e rendervi conto in quanti li usino. Carta rara, raga, la mega sgherrapa, il mega rapozzo, la rapa OGM, il mega, anche questo lo troviamo dappertutto. Danno abominevole per il costo di 3 di Elisir. Ragazzi, questa carta è una garanzia. Come anche l'epica, ragazzi, il bocciatore. Ovviamente ha trovato anche il tornado, ma il bocciatore, raga, non c'è neanche paragone. Questo lanciapalle, il puffo di merda, ragazzi, si stanzia nei mazzi assieme allo zio Fester e gli fa un lavaggio anale con la pietra, che è un qualcosa di veramente mondo. E chiudendo tutto con due leggendarie, Drago Infernale e Cimitero, però da mettere contro un vecchio dell'Alpe, ovvero uno stregone di ghiaccio, che è fottutamente più utilizzato di entrambe le leggendarie di Ruit. Per il nostro Luca invece la faccenda è un po' diversa. Come carta comune, la Zap. Ragazzi, se i barbari scelti sono utilizzate come carta, raga, vogliamo mettere la Zap? La usa pure mia nonna, che non gioca a Clash Royale, quindi porca troia, rendiamoci conto, la comune più utilizzata rimane per forza quella. Come carta rara, il Golem di ghiaccio. Se le barbatroie scelte, i nostri barbascabbia, li troviamo dappertutto, questa è la fottutissima carta rara che riesce a contrastarli. Devi al loro attacco, li rallenta e permette alle torri di abbatterli, ovviamente dando un altro supporto con un'altra carta da difesa. Carta epica, ragazzi, lo zio secco. Trova la clonazione, ma è comunque più utilizzato lo zio secco. Mentre chiudendo come carta leggendaria, ragazzi, il vecchio dell'Alpe, il nonno di Heidi, il mungitore di capre per eccellenza, se non seconda carta leggendaria più anziana del gioco. Sia perché è vecchio, per il fatto appunto di data di pubblicazione. E niente, ragazzi, io adesso lascerò il sondaggio a voi, appunto, per decidere chi tra i due ha avuto più fortuna, e nel prossimo episodio decreteremo il vincitore. Ma detto questo, ragazzi, ditemi se preferite questa maniera appunto di effettuare le chest battle, o se era più figo nella vecchia maniera. Lasciatemelo scritto con un commentino. Mi raccomando, ragazzi, votate e spolliciate per un prossimo episodio. Se volete partecipare appunto alle chest battle, vi ricordo di contattarmi o su Facebook o su Instagram, ma mi raccomando, solamente a bauli sbloccati. Io, ragazzi, vi saluto, vi ricordo che al 19 ci sarà un video di Flame, quindi mi raccomando, non perdetelo. Non vedete, vi saluto, che dire, Flame. Tutto. Bella rega! Me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo